primo segnale subito valido dall'interno e veloce, blu davanti, dall'esterno ci provano Odessa e poi anche Olly Robb, con Olly Robb che sopravanza Odessa e poi si getta di galoppo lungo la piegata. E quindi rimane davanti Obrio dei Venti nei confronti di Odeon degli Dei, c'è stata la squalifica per Olly Robb. Allora Obrio al comando, Odeon degli Dei secondo, poi ancora il numero 6 di Olimpico, ok, quindi via via gli altri, 31-4 i primi 400 con la partenza da fermo. C'è stata la squalifica per Olly Robb, che però rimane in questo momento in quinta posizione. Quando siamo adesso al completamento della dirittura, il 600 in 47-4 da parte del leader Obrio dei Venti, che ovviamente non forza i tempi, viaggia abbastanza di consorno con il gruppo disposto in Fiandiana, si allarga ovviamente Gaetano Rinaldo con Olly Robb. 1-3-800 con Obrio al comando nei confronti di Odeon degli Dei, poi ancora Olimpico Ok, quindi Odeonigo. Il chilometro in 1-17-0, c'è stata una buona accelerazione da parte del leader, con il gruppo comunque disposto in lunga Filegnana, la quale per il momento ovviamente non muove nessuno, anche perché la natura adesso è comunque sostenuta, ci va da 15 per il paletto. Quando siamo adesso di fronte, 700 al traguardo con Obrio dei Venti al comando nei confronti di Odeon Olimpico, Olimpico che sposta dalla corda per cercare di andare a sollecitare il battistrada, Odeon degli Dei che rimane lì in schiena a Obrio. Quando siamo ai 400 finali in miglio, che Obrio dei Venti percorre il 2-1-4 con Odeon degli Dei in schiena e ancora Olimpico Ok all'esterno, ora poi a rinvenire anche il Denigo. Quando siamo al completamento della piegata con Obrio dei Venti al comando, Odeon degli Dei che sposta la corda, Olimpico Ok che cerca di avanzare nel finale, Obrio al comando nei confronti di Olimpico Ok, Obrio che si mantiene in evidenza nei confronti di Olimpico Ok, mentre per il terzo, forse all'esterno del Denigo, ma si rimangono in tre su una linea.